Signore e signori, buonasera, benvenuti. Lo si dice sempre, ma io lo dico senza retorica, sono davvero contento che siate qui. Io ho una particolare simpatia e affezione per gli amici del Centro Studi Torcellani, che dicevo adesso col professor Baccesi, probabilmente l'ottavo anno che sono qui in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Marciana, quest'oggi anche con la collaborazione del Centro di Studi Classica dello IUAV, e poi ci siamo per un motivo pure che a me che raddoppia la mia felicità, perché in questo anno giubilare sulle origini mitiche di Venezia, ecco, io ritengo che l'archeologia sia la disciplina più titolata, più maggiormente autorizzata a trattare di miti, a usare i miti, usarli come strumento e oggetto a sua volta di indagine per andare a verificare quanto di reale, di vero c'è in questi miti. Quindi con questo ciclo di conferenze che comincia quest'oggi e che quest'oggi tratterà di archeologia e tecnologia digitale per le indagini sulla laguna di Venezia, andiamo a esplorare Venezia prima ancora di queste mitiche origini. Lascio al professor Braccesi l'onere di presentare i nostri ospiti, graditissimi ospiti. Ho già detto qual è l'oggetto della conferenza odierna, non rubo altro tempo. Mi spiace che questa conferenza non possa andare in diretta come abbiamo fatto recentemente sempre per i nostri eventi, per un problema tecnico. La si potrà vedere in differita sul canale YouTube della Biblioteca Nazionale Marciana. Non rubo altro tempo e lascio la parola al professor Braccesi. Prego. Il quale sarà telegrafico proprio per non rubare tempo ai relatori. Cosa dire? Vorrei ricordare che la prima edizione di un mio libro, ormai di molti anni fa, si sottotitola Venezia prima di Venezia. Oggi l'espressione è di uso comune e quindi indica il percorso fatto negli studi, fatto dagli studi negli ultimi decenni. E questo ciclo di lezioni, in particolare la lezione odierna, ne renderanno ragione. Noi con Maddalena, con Marco, lo offriamo alla cittadinanza con lezioni, oltre alla presente, tenute da Stefania De Vido, da Margherita Tirelli, che è qui presente, da Luigi Sperti e da Monica Centani. Lo chiamo alla cittadinanza, dicevo, nell'ambito delle celebrazioni del Natale di questa città, fondata per la tradizione 1600 anni fa, ma frequentata nelle sue acque lagunari sicuramente almeno da mercanti micenei fra il 1300 e il 1100 avanti Cristo. Io ringrazio il direttore della Marciana che ci ospita sempre in questa sala stupenda, e cedo la parola agli oratori di oggi e in particolare se non sbaglio a Maddalena Bassani che è la prima, ma sedetevi tutti qua. Sì, quindi noi cediamo il posto a Maddalena Bassani, Giuseppe D'Acunto e Fantina Manricardo. Prendo un minuto solo la parola io per ringraziare il direttore per l'ospitalità e il professor Braccesi per averci così introdotto con la sua consueta generosità.
Introduco brevemente la nostra lezione, perché appunto è una lezione a tre voci ed è una lezione che vuole offrire una sintesi di un lavoro che ci vede coinvolti dal 2019, quindi sono ormai quasi 2 anni che abbiamo messo in gioco le nostre diverse competenze, che sono appunto, oltre alle mie competenze archeologiche, sono competenze di tipo fisico. La dottoressa Madricardo lavora al CNR, ricercatore al CNR, e si occupa di rilevamenti subacquei attraverso multibeam e una serie di attrezzature e strumentazioni di cui adesso ci parlerà. E il professor D'Acunto, che invece insegna rappresentazione digitale all'UDUAV di Venezia. Perché questo lavoro, perché questo gruppo interdisciplinare, multidisciplinare, seconda dei punti di vista? Perché ci siamo in qualche modo ritrovati a condividere un tema che è appunto quello dell'archeologia nella Laguna di Venezia, i modi per studiarla e per ovviamente rappresentarla, e questa occasione è venuta dal fatto che per una congiunzione astrale particolarmente favorevole con Fantina ci siamo ritrovate, ci conosciamo da molti anni, eravamo in classe insieme al liceo, e ci siamo ritrovati su un contesto della Laguna di Venezia che in realtà è ad oggi poco noto, perché, come vedremo, è un contesto sommerso, ma che da un punto di vista degli studi sull'archeologia lagunare era già in parte noto però soltanto tra gli specialisti, e noto a partire da dei rinvenimenti di anni passati, di cui adesso appunto vi racconteremo qualcosa. Ci tengo a sottolineare che questo nostro lavoro di squadra ha significato prima di tutto condividere un metodo di studio, un metodo che quindi dovesse rispondere a, obiettivi comuni, ma con appunto presupposti diversi, e quindi non vi nascondiamo che è stato un lavoro che ci ha coinvolto molto, che è stato anche in parte difficile, per il quale però siamo molto orgogliosi, se posso dire, di aver raggiunto un primo step, che sarà però appunto forse anche il punto di partenza per una collaborazione che noi auspichiamo proseguirà nei prossimi anni, e che auspichiamo anche possa coinvolgere altre istituzioni attive a Venezia, tra cui naturalmente anche la Soprintendenza. Quindi io adesso cedo la parola alla dottoressa Madricardo, che vi illustrerà la prima parte del lavoro, poi parlerò io e infine il professor D'Acunto. Forse però ci dobbiamo scambiare di posto. Intanto anch'io vorrei ringraziare il direttore e il professor Francesi per la sua introduzione, e naturalmente Maddalena per avermi coinvolto in questo studio, in questa lezione. Sono molto contenta di poter partecipare. Allora, appunto il tema l'abbiamo già detto, volevo un po' dirvi da che cosa è partita questa ricerca. È partita inizialmente da un rilievo che è stato fatto nel 2013, a partire dal 2013 dal mio istituto, che è l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia, che per chi non lo sa è all'interno dell'arsenale storico di Venezia, e è un rilievo che
il nostro direttore dell'epoca ha voluto fortemente e ha coinvolto per 6 mesi, per più di 8 ore al giorno, più di 25 persone, perché ci è voluto veramente molto tempo per raccogliere tutti questi dati. E abbiamo in questo rilievo, che adesso vi farò vedere anche la strumentazione, abbiamo mappato tutti i canali lagunari e le bocche di porto, e le bocche di porto del Lido, di Malamocco e di Chioggia. Dopodiché, a partire da questa mappa che abbiamo raccolto nel 2013, ci tengo a dire che i dati sono stati anche pubblicati, sono pubblici e disponibili se uno vuole scaricarseli. Abbiamo poi fatto numerosi rilievi negli anni, nel 2014, 2016 e negli anni successivi, nelle aree più dinamiche, cioè dove sappiamo che ci sono più cambiamenti, quindi da allora abbiamo continuato ad acquisire dati. La strumentazione che utilizziamo, che vedete qui, questa è la nostra barca, l'imbarcazione che abbiamo utilizzato, e questo che vedete è un multibeam ecosounder, ovvero un ecoscandaglio multifascio, detta in parole povere, è uno strumento, un sonar che utilizza le onde acustiche vengono rilasciate dallo strumento e vanno a colpire il fondale, e quando ritornano indietro ci danno un'informazione sia sulla profondità della profondità della colonna d'acqua, sia anche sul tipo di substrato, se è un substrato duro o molle, insomma ci dà. E quello che ci ha consentito di fare, questa strumentazione era all'epoca proprio l'ultimo modello, diciamo, di questa strumentazione, e ci ha consentito quindi di avere una mappatura dei canali lagunari, quindi vedete una parte del Canal Grande vicino a Riva di Biagio, una mappatura ad altissima risoluzione. Cosa vuol dire altissima risoluzione? Vuol dire una risoluzione, le mappe che vediamo hanno una risoluzione di 5 cm, che significa che noi riusciamo a vedere molto bene anche degli oggetti, adesso vi farò un esempio, che sono più piccoli di un metro. Allora, e qui per esempio vedete, abbiamo potuto mappare per esempio le grandi buche che si formano vicino alle fermate dei vaporetti, proprio dovute alla risospensione dei sedimenti dovuti a quando il vaporetto ormeggia e si sta fermo con i motori accesi, risospende il sedimento e crea queste buche. Ma abbiamo anche, se vedete qui, vedete che ci sono, proprio si riconoscono una quantità veramente importante di oggetti sul fondo. Allora, abbiamo catalogato tutto, cercato di riconoscere, perché se adesso vi farò vedere che talvolta si riesce proprio a riconoscere la forma e a capire che cosa sono. Per esempio, questo è un rilievo, vi volevo solo far vedere, dopo torno all'argomento principale, ma solo per far vedere che cosa si riesce a riconoscere. Per esempio, questa è la parte davanti a San Biagio, dove c'è la discarica della Veritas, e vedete che riusciamo benissimo a mappare dei piccoli pneumatici che vengono utilizzati, che direte pneumatici, che strano, ma sono utilizzati normalmente come parabordi delle barche, quindi sono pezzi, e pensate che Canal Grande ne ha tantissimi, ne abbiamo contati centinaia. Quindi riusciamo ad avere, anche qui vedete una piccola imbarcazione, anche questa sommersa. Quindi questa tipologia di dato ci consente di in qualche modo vedere, no? Vedere, anche se è un'immagine acustica, cioè basata sul suono, non sulla, e non sulla, sull'indagine visiva, diciamo, ci consente in qualche modo di fare delle ipotesi su quello che, su quello che c'è sul fondale. Ovviamente le ipotesi, questo è una sorta di rilevamento da remoto che ha bisogno sempre di una verifica sul campo, cioè non è chiaro che non ci si può basare soltanto su questi dati, ma è necessario che ci sia sempre una verifica visiva, diciamo, sul campo. Allora, quello che appunto, diciamo che in base a questa mappatura abbiamo mappato proprio tutti gli oggetti in tutti i canali lagunari e abbiamo classificati quando riuscivamo a riconoscerli, come vi ho fatto vedere. Questo per esempio è un relitto recente che abbiamo mappato nel canale vicino a Malamocco, il canale delle Scoazze, e abbiamo classificato questi oggetti ed è adesso, abbiamo proprio da poco, insomma, firmato un accordo di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica
archeologica, perché appunto riteniamo che questi oggetti, che questa mappatura sia molto rilevante, e intendiamo appunto approfondire e appunto, scambiare i dati, approfondire con loro tutte le cose che possono avere un interesse naturalmente archeologico. Allora, in particolare vorremmo focalizzarci, qui faccio vedere la laguna di Venezia, ma anche la laguna di Grado e Marano, perché poi Maddalena farà un'analisi comparativa, diciamo, con queste lagune. Vedete che sono molto vicine tra loro e anche hanno caratteristiche in qualche modo simili. Invece quello che su ci vorremmo concentrare questa sera è proprio quest'area che vedete cerchiata, racchiusa nel quadro verde, che è l'area, diciamo, del canale di Tre Porti, il canale San Felice, che è l'oggetto dello studio di cui parlava Maddalena, che abbiamo appena pubblicato. Allora, che cosa succede? Succede che nel 2013 acquisiamo i dati, ci vuole molto tempo per elaborarli e ci vuole molto tempo per analizzarli, perché appunto vi ho detto una grande mole di dati, e appunto questi oggetti iniziamo a classificarli. A un certo punto io mi rendo conto, guardando le mappe del canale Tre Porti, che vi è un allineamento di strutture, cioè queste vedete un allineamento di strutture che mi sembrano mi sembra che possono essere delle strutture antropiche, proprio perché hanno una certa regolarità, non sembrano essere strutture, diciamo, naturali. E in seguito a questa, diciamo, a questa mia osservazione, per caso ho avuto, prima ancora di entrare in contatto con Maddalena, ho discusso di questo con Eros Turchetto e Paolo Zanetti, che sono due subacquei che proprio sono specializzati per l'indagine archeologica. E mi ricordo Paolo Zanetti mi disse: guarda che qui noi abbiamo fatto un'immersione, abbiamo fatto uno studio per conto della soprintendenza nel 1985, esiste una relazione di questo, e qui c'è una strada romana, mi dico, e questo era ancora prima di incontrare Maddalena, e io dico: caspita, però, per caso vedo che Maddalena, vedo con le lezioni torcellane, forse di Maddalena, vedo il suo nome, vedo che lei si occupa di archeologia lagunare, insomma. E quindi le scrivo e dico: guarda Maddalena, adesso io ho questi dati, mi sembrano di una certa rilevanza, vuoi che le guardiamo insieme? Allora, poi appunto Maddalena, poi quando ha visto i dati, ha detto subito che erano secondo lei molto importanti, e quindi abbiamo iniziato ad approfondire la questione. Allora, innanzitutto sappiamo, almeno in base agli articoli pubblicati, ipotizziamo che la posizione del litorale in epoca romana fosse diversa da quella attuale, e fosse questa, vedete questa in azzurro, è una georeferenziazione di una mappa di Bonardi et al, che è anche riprodotta nelle note del volume di Bondesane Meneghel del 2004, sulla geomorfologia della provincia di Venezia. Quindi sappiamo, allora, a partire da questo ipotizziamo che il litorale avesse una posizione diversa rispetto a quella di adesso. E dopodiché io ho lavorato assieme ad Ernesto Canal, il pioniere dell'archeologia lagunare veneziana. E proprio lui, all'inizio, il primo progetto per cui ho lavorato era proprio con lui, e io mi aveva regalato il suo libro, appunto il suo libro che è Archeologia della Laguna di Venezia, e a partire dalla sua mappa, che vedete qui è proprio la mappa presa dal suo libro, io l'ho georeferenziata e ho messo, diciamo, alcune delle strutture che lui indica, le ho proprio messe in mappa e ricostruite. Vedete il giallo qui è appunto la posizione del litorale che Canal, ma d'accordo con Bonardi, insomma con i geologi del CNR, ricostruiscono negli anni 90 fondamentalmente. E qui vedete in viola, se riuscite a distinguerlo, è l'allineamento delle strutture che noi abbiamo riconosciuto e documentato. Vedete che Canal già ipotizzava nella sua mappa della
la sua mappa dei siti archeologici della Laguna Nord ipotizzava che ci fosse una strada romana, proprio perché aveva lui stesso indicato a Turchetto, Zanetti e i primi che sono andati a vedere, diciamo, quel sito, perché l'aveva individuato, appunto l'aveva individuato lui per primo. Allora, quello che voglio dire, quello che aggiunge il nostro, cosa aggiunge il nostro studio? Cioè Canal aveva già in qualche modo fatto l'ipotesi, però chiaramente il suo è un dato qualitativo, cioè abbiamo una mappa in cui sì, c'è disegnata una linea, ma invece quello che noi aggiungiamo è proprio che noi riusciamo a mappare esattamente la posizione delle strutture e esattamente la loro profondità, e anche a quantificare e a capire che cosa, se quella era una strada romana, che cosa è rimasto. E io quindi vorrei soffermare, ci sono, vedete, questo è questo allineamento di 12 strutture, poi noi abbiamo mappato altre cose che non sappiamo ancora cosa sono, no? E di cui poi vi parlerò. Però volevo anche portare la vostra attenzione sul fatto che questo allineamento di strutture che sono in questa parte, vedete che questa parte, forse per chi non è abituato a vedere queste mappe, la parte più gialla, diciamo, è meno profonda, mentre la parte più blu è più profonda. La parte meno questa parte qui, vedete, è più in rilievo rispetto alla parte azzurra, diciamo blu. E questa parte così in rilievo potrebbe essere il residuo di quello che era l'antico litorale di cui parla sia Bonardi che anche il libro sulla geomorfologia della provincia di Venezia. Però vedete che le strutture si trovano tra 4 e 5 metri, quindi abbastanza profonde. Allora, volevo prima di tutto farvi vedere una alla volta di queste, cioè almeno non tutte, faccio solo alcuni esempi che abbiamo approfondito nel nostro articolo. Vedete, questa è come si fa? Adesso vedete quella con il quadro rosso? È la struttura che è stata investigata nell'85 dalla soprintendenza, quella che Paolo Zanetti e lo Stucchetto mi hanno detto: guarda che quella, abbiamo trovato i basoli, mi hanno detto quella volta. Ecco, allora la vedete qui più ingrandita. Allora ci tengo a dire appunto che questo è un disegno che è stato preso da questa relazione dell'85 e appunto volevo ribadire che l'ispezione subacquea è stata fatta da Antonio Paolo Molino e lo Stucchetto e Paolo Zanetti. I campioni di sedimento di cui poi parlerà Maddalena sono stati presi dal geologo Vito Fabro del CNR, mentre sono state recuperate due elementi litici che sono stati analizzati dal professor Lazzarini, che è un esperto direi mondiale di materiali e di analisi dei materiali del petrografico. Quindi è una relazione dell'85, però che è rilevante, sono con dei dati rilevanti. Allora poi vi volevo far vedere un'altra, questa sempre con l'altro di quadro rosso, vedete allora Maddalena, scusate, ritorno su questo, Maddalena vi farà vedere poi che cosa hanno trovato durante l'85, non voglio andare nella parte, diciamo, nell'indagine archeologica, nel saggio archeologico che è stato fatto nell'85, poi Maddalena ne parla nel dettaglio. Invece voglio far vedere, abbiamo poi per caso insomma anche investigato quest'altra struttura che vedete con il quadro rosso, grazie ai nostri amici del sommozzatore della Polizia di Stato, che collaborano con noi sempre, insomma ci aiutano per l'allenamento, insomma eccetera, hanno bisogno di fare immersioni e talvolta ci danno una mano facendoci anche appunto ottimizzando, diciamo, le risorse dello Stato. E in questo caso sono andata a investigare un'altra, per motivi appunto per il monitoraggio ambientale, per capire che cosa fossero queste cose, sono andati e hanno acquisito delle altre immagini e vedete qui che cosa hanno visto. Anche qui, anche in quest'altra struttura, hanno identificato la presenza di pietre e anche squadrate, quindi di evidente origine antropica, insomma.
Questo, solo per darvi un'idea, questo è il dettaglio della di questa struttura investigata che è stata visitata, diciamo, dai sommozzatori della polizia a 5 cm, quel famoso 5 cm che vi dicevo. Vedete che si riconoscono quasi le pietre, no? È molto, veramente un'altissima risoluzione. Anche se, come dicevo prima, bisogna sempre andare a vedere, verificare, non bastano i dati multivolumi. L'ultima struttura di cui volevo parlarvi è questa, sempre con il quadro rosso, vedete? Questa è una struttura che è una struttura, se volete, veramente molto grande. Si trova vicino alla bocca, vedete dove è la figura, molto vicino alla bocca di porto del Lido, molto vicino, però è a una profondità veramente strana, dopo magari potremo approfondire, è veramente molto profonda perché si trova tra gli 8 e i 10 metri di profondità, però vedete che ha, non sappiamo che cosa sia, cioè è una struttura che dovremo, speriamo anche ovviamente in collaborazione con la Soprintendenza nei prossimi mesi investigare, ma è una struttura che vedete è molto regolare e ovviamente sembra a vedersi sembra un muro, anche se non sappiamo se sia un muro, ma è molto regolare ed è lunga più di 120 metri e larga circa 10 metri o 15 metri nelle parti più spesse, diciamo. Quindi è anche questa, diciamo, una cosa che poi non era stata neanche documentata neanche da Ernesto Canale. Allora, perché vi chiederete, ma come mai queste strutture non si sono viste, non si sono scoperte, eccetera? Allora, dovete pensare che i canali lagunari, oltre a essere estremamente torbidi, come noi tutti sappiamo, hanno delle correnti fortissime, per cui anche fare le immersioni e andare a vedere, andare a fare uno scavo, eccetera, è veramente difficile. Per cui ci deve andare le due ore in cui c'è il morto d'acqua, in cui la corrente dell'acqua non è così forte e i subacquei hanno veramente molte difficoltà. Quindi in realtà questi ambienti, canali tidali, sono molto difficili da esplorare, molto più difficili magari dei bassi fondali oppure delle verme che ci sono nella Laguna Nord. Ecco, adesso lascio la parola a Maddalena. Sì, allora evidentemente dal quadro che la dottoressa Madricardo ha presentato emerge prima di tutto, diciamo così, una complessità di dati che necessitano di essere indagati, analizzati nel dettaglio. E per fare questo, appunto, noi abbiamo preso in considerazione come punto di partenza questa famosa relazione che è conservata nell'archivio della Soprintendenza, nell'ex nucleo di Nausicaa, che ci ha permesso, diciamo così, di entrare un po' in medias res e tentare di capire appunto che cosa era stato visto nell'85 e che cosa noi oggi possiamo proporre di desumere da questo da questa relazione. Intanto nel momento in cui i subacquei, su indicazione della Soprintendenza, proprio perché avevano avuto il suggerimento di Canal di andare a investigare questo settore, hanno valutato che fosse utile prelevare alcune di queste pietre per farne ovviamente delle analisi specifiche. Queste pietre sono attualmente conservate nel deposito della Soprintendenza presso il Lazzaretto Nuovo, che abbiamo potuto visitare, e anzi ringrazio naturalmente i funzionari e il responsabile dell'isola, il dottor Gerolamo Pazzini, e abbiamo quindi potuto andare a vedere effettivamente dove si trovavano questi blocchi di pietra, di cui adesso vi dirò, che sono conservati in alcune casse e, come vedete, hanno una morfologia abbastanza irregolare, che però mediamente, insomma, misura
tra i 30 e i 40 cm di larghezza e hanno mediamente una superficie appunto abbastanza regolare e piana, mentre la parte sotto è a forma, diciamo così, di cuneo. Quando appunto sono state fatte quando è stata fatta l'asportazione di questi blocchi di pietra, ovviamente la prima verifica che si è voluta fare è stata la natura della pietra. E in questo senso, appunto, come anticipava la dottoressa Madricardo, all'epoca era stata affidata al professor Lazzarini, che aveva valutato appunto nell'85 che si trattava di una pietra arenaria. In realtà poi, col prosieguo del nostro studio, abbiamo coinvolto il professor Lazzarini e gli abbiamo chiesto di effettuare delle nuove analisi su questi stessi blocchi di pietra, e queste analisi appunto non hanno fatto altro che confermare che si tratta appunto di blocchi di arenaria. Blocchi che evidentemente si trovano, almeno stando ai dati dell'85 e anche da questo sopralluogo un po' occasionale che è stato fatto l'anno scorso dalla Polizia di Stato, questi blocchi sembrano appunto disposti in maniera regolare lungo un percorso piuttosto esteso. In realtà non abbiamo detto la lunghezza, ma diciamo che almeno per i tratti che erano stati indagati da Canal si parla di circa 100 metri, con una larghezza media di 4-6 metri. Fra l'altro, il dato interessante è il fatto che quando hanno asportato questi blocchi è stata anche fatta un'indagine, diciamo così, nel sottosuolo attraverso dei carotaggi che hanno dato la possibilità di verificare su che cosa erano state poste queste pietre. E sostanzialmente anche lì l'indagine è stata affidata, se non sbaglio, al CNR, e i dati che sono emersi avevano confermato che si trattasse di una serie di strati a sedimento tendenzialmente litoraneo, che quindi poi noi abbiamo anche cercato, come vedete, di rappresentare graficamente, laddove si vede chiaramente un'alternanza di sabbie miste a microrganismi marini e in alcuni casi arrivando fino a uno strato, diciamo così, che possiamo chiamare caranto, quindi uno strato formato da carbonati. Allora, una delle prime questioni che ci siamo in qualche modo posti è: ma queste pietre in arenaria potevano servire, cioè come mai le troviamo lì e soprattutto le troviamo da altre parti? E allora in questo senso è stato estremamente utile un lavoro della dottoressa Tirelli del 2001, che ha pubblicato dei dati molto interessanti sull'altino, diciamo così, fronte mare, sull'altino, sulle strutture portuali della città di Altino, e la studiosa ha posto in evidenza come, grazie a una serie di indagini effettuate, se non ricordo male, tra l'88 e il 93, proprio nel settore, vedete i numeri 2 e 5 in particolare, cioè in quello che doveva essere appunto il settore prospiciente la parte lagunare, sono stati appunto individuati elementi pertinenti alla probabile area portuale della città, tra le quali al numero 2 vedete proprio segnata una struttura che è stata indicata come una banchina di tipo appunto portuale, posta lungo quello che doveva essere un canale che univa il settore meridionale con il settore settentrionale della città, e questa banchina era per l'appunto realizzata in pietra arenaria.
Altri elementi sono noti ad Altino, sempre realizzati in questa pietra, che consente, diciamo così, di anche stabilire un prima e un dopo, nel senso che dagli studi che sono stati fatti si è ricavato che queste strutture sono d'età tardo-repubblicana e che vengono poi in qualche modo obliterate o comunque parzialmente sostituite dalla grande operazione di monumentalizzazione di epoca augustea, che quindi in qualche modo è andata ad alterare appunto questa prima primitiva situazione. Quindi diciamo una pietra che ha un suo utilizzo ad Altino, ma che poi ci insegna il professor Lazzarini è una pietra che è stata anche usata dalla Venezia delle origini, dalla prima Venezia, sia nelle fondazioni sia nella costruzione di alcuni edifici. E quindi ci viene da dire che non è vero, come ha sostenuto qualcuno, che l'arenaria non è una pietra adatta per aree umide come queste di cui stiamo parlando. È una pietra che, tra l'altro, provenendo dalle prealpi dell'area trevigiana, era anche di facile, diciamo così, acquisizione. E quindi, come dire, è un elemento sul quale noi pensiamo che sia utile proseguire l'attenzione e l'approfondimento. L'altro elemento che è emerso dalla relazione, dallo studio della relazione dell'85 e evidentemente dall'analisi delle informazioni di presenti è stata la presenza, o meglio il ritrovamento di tre vasi lungo o in prossimità di questa strada, di questa supposta strada, chiamiamola con più prudenza questo allineamento di pietre, e questi contenitori erano prima appunto conservati nella soprintendenza, qualche anno fa sono stati portati nel Museo della Laguna Sud di Chioggia, e due di questi sono esposti, il terzo invece è nei magazzini. Quella che vedete a sinistra, premetto che di questi vasi in realtà nella relazione non c'è scritto molto, c'è una ipotesi, diciamo così, di riconoscimento, anche se molto così cursoria, mentre proprio nell'ambito del nostro studio abbiamo chiesto alla dottoressa Cecilia Rossi della soprintendenza di prenderli in esame, di ristudiarli, e infatti la dottoressa sta pubblicando un lavoro su una nota su questi reperti, che, come vedete, hanno morfologie diverse e che appartengono anche a cronologie diverse. Quella che vedete in basso a sinistra, adagiata, diciamo così, in senso orizzontale, è una probabile anfora del tipo delle dress, il 6A o 6B, che risulta in parte frammentaria nella sua porzione inferiore e nella parte superiore, e insieme all'altro vaso di più grandi dimensioni, sono circa 30 cm, quasi 40, quello posto verticalmente a fianco, che si trova appunto al Museo di Chioggia, sono entrambi databili orientativamente tra l'età repubblicana e il primo secolo di Cristo, mentre il terzo vaso è un'anfora alto medievale, che ovviamente di per sé non ci dice molto sulla strada, ma quantomeno ci permettono di immaginare che lungo questo tragitto, lungo questo percorso, nel tempo si sia in qualche modo continuato a transitare. Tra l'altro, a proposito di questa strada,
come diceva Fantina, l'unica vera pubblicazione è quella del canale del 2013, già che per quanto riguarda altre pubblicazioni attinenti ai ritrovamenti della Radio di Venezia, di questo ritrovamento non si parla. C'è però la segnalazione non vorrei chiamarlo database perché non è un database, questo sistema operativo della soprintendenza che consente di verificare, anche proprio accessibile a chiunque, i resti presenti nel territorio intanto dell'area veneta, e appunto come vedete con la freccia viene indicato il punto della nostra strada. Come vi diceva Fantina, in realtà se è una strada e se è effettivamente un'opera antica di epoca romana, soltanto uno scavo ce lo potrà dire e confermare. Di certo quello che possiamo dire è che questa realtà sommersa fa parte di un complesso di ritrovamenti che il canale ha pubblicato nelle modalità in cui sono state possibili, che la soprintendenza in parte ha verificato e con altre istituzioni, con Santa Foscari, sta pubblicando, e in particolare ovviamente io vi segnalo soltanto il fatto che nel settore di mio piccolo ci sono le famose costruzioni di cui abbiamo anche forse già parlato in queste sale, la famosa cisterna sempre della prima imperiale, ma anche la villa di mio piccolo, comunque questo edificio di cui il canale ha segnalato l'esistenza e per la quale sono state recuperate molti frammenti di intonaci studiati anche in una tesi di laurea di Toscani, anche di recente oggetto di una piccola pubblicazione. E quindi diciamo così, queste giacenze ci parlano di una complessità che merita, riteniamo, di essere indagata e analizzata con maggiore dettaglio. Però lo si può fare se si allarga in qualche modo lo sguardo e se si confronta quello che noi sappiamo esistente o comunque documentato nella Laguna di Venezia, ponendolo appunto a paragone con delle altre realtà che sono anche queste, mi viene da dire, non così scavate stratigraficamente, ma documentate da una serie di segnalazioni che sono state per la prima volta segnalate nel 1953 da De Grassi e poi più di recente pubblicate da Dario Gaddi e dall'equipe di Rita Uriella, cioè per i settori di Marano e di Grado. E come vedete in questa mappa, che è appunto una mappa che abbiamo rielaborato sulla base delle pubblicazioni di questi studiosi, emerge anche per la realtà di Marano e Grado una stessa o comunque una simile complessità con quello che abbiamo visto per il settore della Laguna Nord. In particolare vedete segnate nella pianta sia strutture in qualche modo indefinite, perché i dati sono poco noti, quindi i quadratini verdi, ma sono segnate anche in maniera secondo me estremamente significativa giacenze pertinenti a possibili insediamenti privati tipo ville, quindi ancora una volta teniamo a mente il caso della villa di mio piccolo, e poi, ed è quello che a noi interessava in qualche modo di più, anche le tracce di un possibile percorso viario che è attestato in due tratti, un tratto al di fuori della, diciamo così, dell'imboccatura, come si vede, presso San Gottardo,
vedete la linea tratteggiata in rosso, e poi un altro tratto molto più lungo che punta dritto verso Aquileia, a lato del quale sono state trovate appunto varie strutture sia di tipo residenziale sia anche di tipo funerario, quasi che si trattasse appunto di una serie di monumenti funerari allineati come di consuetudine lungo delle vie di percorrenza in direzione della città. Tra l'altro vi ricordo solo che proprio da San Gottardo, da quest'area fuori il mare, proviene anche una statuetta di un Alessandro sul tipo Lisippeo, che quindi ci dà anche la misura non soltanto di, come dire, di probabili presenze infrastrutturali, come può essere appunto una strada, ma anche forse di insediamenti stabili di tipo privato o comunque di un certo livello, che ci danno la misura appunto di una realtà molto, molto stratificata, molto complessa. Ovviamente noi non possiamo affermare con certezza che uno scavo non darà la prova che quello che noi abbiamo individuato nel canale di Tre Porti sia al 100% una strada, però diciamo che ci sono molti elementi che ci permettono quantomeno di fare delle ipotesi, anche in ragione del fatto che se è una strada o se è comunque un percorso, questo percorso va inserito all'interno di quella grande di quel grande sistema di viabilità che è stato realizzato dai Romani nel Veneto a partire dal secondo secolo a.C. e che poi, in particolare nel primo, ha visto l'incremento e l'ampliamento di tutta una rete viaria che quindi consentiva di mettere in comunicazione la stessa Roma con il nord-est e anche naturalmente con le province settentrionali. Chiudo solo ricordando che già negli anni 90, proprio forte degli studi di Canale, delle contemporanee indagini che la soprintendenza stava facendo in Laguna, Vladimiro Dorigo aveva posto l'attenzione su una serie di documenti altomedievali che ricordavano la presenza di vie di percorrenza marittime lungo il settore nord-orientale della laguna che passavano, che diciamo così sono ricordate in questi documenti come pertinenti a delle fosse, cioè dei canali artificiali, di cui anche i manoscritti danno il nome, cioè la Pupilliola. Ora, è chiaro che ci piacerebbe poter dire che questo percorso è in qualche modo una traccia di una rete viaria intesa nell'ampio senso di percorrenza che dal sud arrivava verso il nord, e questo ovviamente lo potremmo confermare soltanto con un prosieguo del lavoro, però certamente possiamo quantomeno fare delle ipotesi e in questo senso immaginare appunto come poteva presentarsi questa giacenza e come possiamo eventualmente ascriverlo all'interno di un panorama molto più ampio, che è appunto quello della viabilità e dell'insediamento nella Venezia. E quindi io lascerei adesso il posto al professor Dacun. Mamma mia, che bella, lo voglio fare compiere, è il compleanno di Giorgio. Wow,
questo posto è gigante, dice Peppa. Dobbiamo comprare il regalo, la torta di compleanno, striscioni e palloncini. La festa sarà oggi in pizzeria. Buonasera a tutti, anche da parte mia un sentito ringraziamento agli organizzatori per l'invito che mi hanno rivolto e che ovviamente ho fatto molto piacere. Bene, io vi mostrerò in realtà solo due immagini, forse più significativa che questa, ovvero la ricostruzione digitale di un modello digitale appunto della, di questo posto, di questa strada. Questo in realtà quello che vedete è un'immagine statica di un modello digitale che in ambiente digitale mi permette l'esplorazione e l'interrogazione in più punti. Ed è questa immagine quindi la sintesi di questo approccio interdisciplinare con il quale abbiamo condotto questo lavoro e che la mia parte appunto si colloca nella, diciamo, una parte finale di questo lavoro e che vuole offrire, da una parte sancisce un dialogo tra due discipline che non sempre hanno avuto un confronto diretto, ovvero l'archeologia e il disegno, soprattutto nella sua definizione digitale, e che invece, come abbiamo alle UAR e con poi il verificato, può dare esito a delle riflessioni interessanti, perché la ricostruzione digitale diventa l'ambiente nel quale non solo dare forma visibile ad un'ipotesi, ma soprattutto diventa anche un ambito di sperimentazione, di verifica di quella stessa ipotesi. Infatti ricordo il tempo trascorso con Maddalena Confantina, dove dal modello digitale, quindi dalla possibilità, innanzitutto questo modello digitale nasceva dai dati del rilievo della dottoressa Madrigardo, che poi attraverso dei processi anche piuttosto complessi in ambiente digitale venivano riversati in altri formati, questa nulla di punti veniva trasformata in una cosiddetta MES, un modello digitale che consentiva anche, una volta traslato in questa nuova versione, anche una un'interazione, un'operatività al proprio interno. Allora, questo modello è a un certo punto visto che diventava non solo un elemento di dialogo, di confronto tra me e loro, io che mi occupavo ovviamente della parte, in realtà anche un mio collaboratore, oggi non presente, Antonio Calandriello, occupavamo della parte più relativa alla costruzione digitale del modello stesso, con un inter che vi risparmio perché è pregno di tecnicismi che poco possono interessarvi. Quanto piuttosto poi l'esito appunto nella costruzione di questo modello, quando vi propone una ricostruzione digitale, ovviamente quell'ipotesi deve tradursi anche in una realtà dimensionale, quindi un numero, una misura, una texture, che significa ipotizzare un materiale, ipotizzare anche una determinata configurazione di questo elemento, nel caso specifico della strada. Allora tutti questi elementi diventavano un elemento di, appunto, di confronto, dove l'archeologo, in questo caso la professoressa Bastani, vedeva la sua ipotesi prendere forma, e in quel prendere forma la dottoressa Madrigali invece vedeva che i suoi dati del rilievo si costruivano in un'immagine visibile ma addirittura misurabile, esplorabile nello spazio virtuale digitale. Allora quel modello, più volte cambiato, abbiamo apportato tante modifiche, è diventata anche l'ambito di verifica e sperimentazione di queste, quelle stesse ipotesi. Quindi non solo un modo per dare quindi forma conclusa, visibile a quell'ipotesi archeologica, ma un modo per verificare, e quindi quell'ipotesi
anche in parte un po' controversa, trova in quello spazio una verifica, e quella verifica ha dato degli esiti molto convincenti di coerenza tra l'ipotesi archeologica, il dato di rilievo e la struttura che andava a configurarsi in ambiente principale. Ma allo stesso tempo poi questa immagine che appunto, ripeto, è solo un'immagine statica di un modello piuttosto complesso a scala territoriale, tra l'altro, diventa anche un sistema di traduzione di un'informazione appunto di tipo archeologico che vuole arrivare al grande pubblico, quindi vuole configurarsi una forma visibile, vuole comunicare quel dato archeologico al dato pubblico. Io scherzo sempre con la professoressa Bassani dicendo che gli archeologi non sono bravi a disegnare, spesso nemmeno a comunicare i dati importantissimi delle loro scoperte al grande pubblico, affidando le loro ricerche spesso a degli articoli ovviamente scientifici di settore oppure dei sistemi di interrogazione iterraffinati ma incomprensibili per il grande pubblico. Invece attraverso questa ricostruzione filologica di questa ipotesi archeologica, ecco, il dato archeologico riesce ad arrivare al grande pubblico, riesce ad essere visto, misurato, compreso dal grande pubblico. Ecco, quindi si apre un nuovo orizzonte che fa parte proprio di quel sistema complesso, oramai conosciuto come le digital humanities, cioè dove il digitale incontra la sfera umanistica e tra questo ovviamente l'archeologia. Questo dialogo davvero molto fecondo e felice che ormai è inaugurato da diversi anni, allora l'UAV l'abbiamo proprio inteso e sperimentato in tal senso, nel cercare quindi di trovare dei nuovi sistemi di comunicazione e narrazione di dati anche a forte carattere scientifico, che seppur in questa immagine molto forse addirittura piuttosto affascinante dal punto di vista quasi dell'estetica dell'immagine, non rinuncia, non abbandona il rigore scientifico del dato archeologico, e questo connubio che rende interessante la sperimentazione. Ecco, proprio all'insegna di questo connubio, ecco, devo un attimo cambiare sperimentazione, vi propongo, ma proprio velocemente perché sono già in ritardo, vi propongo una riflessione in mezzo a un progetto piuttosto ambizioso che per un attimo potrà sembrare un po' di tema, ma poi forse intuirete che la connessione è forte. Un sistema che dallo UAV di Venezia abbiamo immaginato, che si chiama Venezia Plus, un progetto che contiene tanti altri progetti, quindi preferisco chiamare un sistema complesso operativo sul territorio, che prevede la costruzione di un museo digitale immersivo della città della storia di Venezia, di cui la Venezia, prima di Venezia, che il caro professor Francesi ci ha personalmente a me di recente che ha pubblicato, ovviamente conosceva già prima, e sarà uno dei principali fulcri temi di questa narrazione. Museo digitale immersivo, scorrerò delle immagini che ovviamente nel breve tempo che ho a disposizione forse poco vi diranno, però ecco, questo diciamo oramai l'esperienza immersiva è facilmente comprensibile da tutti, è quella che grazie a un sistema di un casco, un visore, si immerge quasi fisicamente all'interno di uno spazio immersivo, non associamo più, non vediamo più quella ricostruzione digitale come abbiamo visto prima nel caso della strada da una certa distanza, cioè dall'osservatore verso il monitor di uno schermo di più o meno piccolo, grande, e quindi questa narrazione che prevede una distanza fisica tra osservatore e realtà e narrazione. No, nell'esperienza immersiva attraverso questo sistema, questo casco,
si ha la sensazione di essere proprio calati all'interno di questo spazio virtuale ed essere partecipi quasi fisicamente col corpo all'interno di questo spazio virtuale. Allora si aprono degli scenari interessantissimi e si apre la possibilità di raccontare una storia di Venezia come appunto parte della narrazione comprende proprio la questione di Venezia, prima della Serenissima, qui di Venezia, in tutta la questione archeologica di cui una parte abbiamo raccontato oggi, e quindi questa capacità di partecipare e di essere accompagnati all'interno di questa visita addirittura da digital actor, cioè dei personaggi, degli avatar fondamentalmente, che accompagnano il visitatore lungo questa visita, questa esplorazione immersiva e quindi lo accompagnano alla scoperta di queste storie. Ovviamente si seguono storytelling e di sistemi di narrazione molto complessi. Il concept di questo progetto prevede quindi quello che vedete in questa slide, un museo più, un museo digitale immersivo secondo la logica che ho appena scritto e spiegato, e poi una piattaforma OTT over the top, cioè in realtà una sorta di canale tematico, e poi un laboratorio di formazione e di produzione e poi l'incubatore di startup giovanili. Ecco, il sistema complesso parte dalla mala considerazione della fragilità della città di Venezia, che si affida, ormai è stato acquisito troppo, alla questione turistica, invasa dai turisti, e che ovviamente durante il periodo del Covid ha mostrato tutta questa fragilità quando quella componente è venuta meno. Un sistema che quindi è entrato in crisi con una all'interno della questione della pandemia. Allora, proprio durante la pandemia, nel vedere Venezia vuota, delle immagini al contempo bellissime ma desolanti, cioè una Venezia mai vista, però una Venezia che inquietava nella sua povertà, un'accezione molto particolare, cioè nel senso che povertà, la capacità di un sistema così fragile di crollare di fronte ad una calamità naturale di quel livello. Allora ci veniva, immobilizzati nella nostra quarantena, ci veniva proprio questa idea di poter proporre una nuova economia, un nuovo sviluppo, sviluppo di un nuovo settore economico di Venezia, non più legato solo al turista, ma che tentasse di conciliare la vocazione turistica della città di Venezia con la componente culturale, quindi la storia di Venezia, della città. E allora quindi nasceva l'idea di questo museo digitale immersivo, che viene immaginato come un museo diffuso in alcuni punti nevralgici della città di Venezia, costruendo delle immersive room, delle stanze, secondo quasi la metà di questo, dove attraverso questi complessi sistemi di narrazione il turista viene immerso, calato virtualmente in alcuni brani della storia di Venezia, che poi ciclicamente si rinnovano nei contenuti. Al contempo si avviano dei percorsi di formazione per soprattutto rivolti a giovani in diverse fasce di età, e quindi un percorso di formazione che inizia dalle scuole superiori per completarsi con l'esperienza universitaria, dei giovani che si specializzano nelle tecnologie digitali, nella costruzione degli storytelling e quant'altro. E quindi diventa anche un ambito di formazione che poi vuole tradursi nella creazione di start-up giovanili e quindi di tutto un universo legato al mondo del digitale, che ruota intorno alla dimensione del museo. Quindi avviare un nuovo settore economico, immaginavamo la Venezia come una nuova Silicon Valley, quindi un nuovo polo ipertecnologico legato soprattutto
soprattutto la tecnologia digitale, italiano se non addirittura europeo. Ebbene, è inutile dire che questo progetto ha avuto riscosso un forte interesse sia da parte degli amministratori locali, ma anche dal Ministero da Roma. Ha colto il consenso già di molte realtà aziendali che si sono proposte di in parte sovvenzionare i costi di questa lunga operazione, che prevediamo solo per una fase di avvio, un periodo iniziale di 5 anni, e quindi abbiamo diversi project leader, e lo UAP di Venezia, nella mia persona, ma nelle infrastrutture di ricerca di Venezia dello UAP che coordino, ma con la collaborazione di Maddalena, Monica Centani e tante altre persone. E quindi abbiamo anche partecipazione di Cafusca, l'Accademia delle Belle Arti, Liceo Guggenheim di Venezia e tante altre realtà private, anche quindi aziende che entrano all'interno di questo progetto e portano anche il loro patrimonio di conoscenze, anche in termini soprattutto tecnologici, e partecipano sia alla costruzione del museo che ai percorsi di formazione. Quindi, chiudendo, perché mi rendo conto che è tardi, ecco, tutta quell'ipotesi che piano piano si è quindi tutta quella situazione, che quindi tutta quella questione che abbiamo appena raccontato in merito alla strada, quindi di come quell'ipotesi archeologica che si è costruita attraverso dei dati di rilievo, attraverso dei confronti di più tipi di documenti, e poi si è concretizzata all'interno di questa immagine, di un'immagine, di un modello, di un'immagine virtuale, ecco come poi quella conoscenza, quel patrimonio di conoscenza può essere comunicato al grande pubblico, sia inteso sia come popolazione autoctona che come turisti. Io avrei finito, devo tornare di mangiare la strada. Io sono rimasto, la Maddalena la conosco da sempre, quindi non mi soffermo particolarmente. Io sono rimasto affascinato da quello che ho sentito dalla Fantina ed ora dal collega D'Acunto, veramente interessantissimo, quasi per me sbalorditivo, e ci proietti dentro, ecco, e il discorso va ripreso. Io, la Maddalena dice, chiamiamolo allineamento di pietre, la strada, ma è una strada, o al massimo una banchina, è chiaro, con delle pietre così. Allora vorrei dire una cosa, non per autocitarmi, vorrei dire una cosa, che quando Dorigo prima e Canal poi si sono occupati di queste tracce viarie nella laguna, e Dorigo fu un amico carissimo e un collega a Capostri, e Canal ebbe il piacere di conoscere e di girare in barca con lui, ovviamente la mia conoscenza era molto più limitata, anche perché l'uomo era molto timido, soprattutto con i professori universitari, che forse l'avevano maltrattato. Ora, cos'è che Dorigo e Canal non avevano preso in considerazione? Non l'avevo preso in considerazione io. Posso avere ragione, posso aver torto, però indubbiamente è un'idea che adesso è circolata anche sulla stampa internazionale. Noi abbiamo un grosso problema che non posso qui riferire per questioni di tempo. Da dove sia nata la via Claudia Augusta, la grande via Claudia Augusta, che andava dal Po o da Altino fino al Danubio.
Danubio, usqua il fiume il Danubio. Noi abbiamo un migliaio bellissimo che celebra questa strada che fu aperta da Druso e fu finita da suo figlio, l'imperatore Claudio, da cui prende nome anche la città di Chioggia. Ora, se questa ipotesi che io ho avanzato e che quindi né Dorigo né Canal potevano conoscere, nemmeno io quando dialogavo, ho dialogato con Dorigo per tanto tempo, avevo presentato anche il volume Le Venezie nella Terra del Piave. Ora, se questa ipotesi mia non è del tutto destituita di fondamento, anche perché consentirebbe di risolvere un grosso enigma, che noi abbiamo due iscrizioni, una che ci dice che la strada parte a Baltino, l'altra che ci dice che parte a Fiumine, Pago, ma le strade romane hanno sempre e solo un nome. Se c'è un troncone che partiva da Piacenza, avrebbe avuto un altro nome. L'osservazione non è mia, ma di un grande topografo del mondo antico, quale Plinio Fraccaro. Poi io credo che questo Fiumine Pado sia la partenza da Ravenna, che in età augustea aveva un'importanza fondamentale sia come porto militare, lo sappiamo tutti, ma anche come porto commerciale. Allora, se questa grande via, che all'epoca io non avevo minimamente ipotizzato, e se questa grande via ha una sua consistenza nella valutazione e nella lettura che ho proposto delle fonti antiche, io vorrei dire a Maddalena che questa strada, o anche questa banchina su cui si scaricavano le merci, o anche questa strada alzaia, perché le navi in laguna venivano trainate da animali, insomma, così come per tutti i secoli a venire, allora potrebbe essere un tratto della Claudio Augusta. Quindi state bene attenti, ecco, con ciò nulla toglie al sistema viario, che ovviamente si partiva da più direzioni, si partiva, questa strada deve arrivare alla Reina Latina e dirigersi poi verso Pireo, verso Grado, e irradiarsi per tutta la laguna, una laguna che fu sempre oggetto di navigazione, perché le vie endolagunari erano potenti. Anche i greci, che in età arcaica arrivavano al Timavo o addirittura in Istria, esportando ceramica che noi abbiamo nei nostri musei, ecco, facevano la via endolagunare e molto spesso cambiavano anche il timone entrando in laguna. Ma questo è un altro discorso, ne possiamo parlare un'altra volta. Ecco, volevo richiamare l'attenzione dei colleghi, e questa è stata una delle lezioni più belle che ho sentito in Marciano su questo dato di fatto. Ovviamente ne possiamo parlare con calma in un'altra occasione. Colgo anche l'occasione per dire, l'avrei dovuto dire all'inizio, ma me lo sono dimenticato, forse la presenza del direttore Campagnolo mi ha tutto assorbito, che io devo portare i saluti di Marco Molin, il presidente della Società di Studi Torcellani, che oggi per una banale influenza non è potuto venire. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Allora io naturalmente noi vi ringraziamo per averci ascoltato e anzi ovviamente se ci sono delle domande noi siamo a disposizione anche solo per qualche curiosità, quindi se abbiamo ancora qualche minuto, prego. Allora, dunque, la ringrazio per la domanda. Sì. Allora, sì, nel senso che, come vi ho detto, noi abbiamo esplorato un'area molto più ampia di quella che è stata pubblicata nell'articolo.
e facciamo riferimento nell'articolo appunto a questo cosiddetto torione. Ci sono adesso uscite nuove ipotesi sulla natura di questa torre del canale San Felice, che si trova in qualche modo, adesso ciò che vi faccio vedere, se che, vi faccio vedere dov'è. Lei lo sa, ma magari gli altri no. Si trova comunque, si vedete quel puntino verde sopra la scritta Tre Porti? Ecco, quella è indicata da Ernesto Canale come una torre di San Felice, e vedete che si trova comunque in una zona molto molto vicina alla struttura che abbiamo visto. Allora, noi nei nostri dati abbiamo naturalmente una testimonianza. Io vorrei soffermarmi, visto che mi ha dato questa occasione, sul problema di cui parlavamo prima, cioè il problema di quanto profonde sono queste strutture. Queste strutture sono a 4 metri. Allora, questa che vedete sono dei punti in base ai quali si ricostruisce il livello medio del mare negli ultimi 6.000 anni, perché noi sappiamo che il livello del mare non è sempre stato lo stesso, no? È aumentato nel tempo, tanto è vero che la stessa laguna è il risultato dell'innalzamento del livello del mare. No? Con l'ultima glaciazione, quella che era la pianura che arrivava, pensate, fino ad Ancona, no? di 20.000 anni fa, e viene piano piano sommersa con l'aumento del livello del mare. Allora, diciamo, il livello del mare aumenta in tutto il mondo, però non aumenta in tutto il mondo allo stesso modo, perché questa curva, diciamo, questo livello dipende da fattori locali, che possono essere nel nostro caso anche la subsidenza, di cui sappiamo, cioè il fatto che, no, che Venezia in qualche modo nel tempo è sprofondato, può essere legata ad altri fenomeni di tettonica, a terremoti, insomma il livello, ecco, della terra e del mare relativo dipende da molti fattori che sono anche molto, molto locali. Allora, recentemente appunto ci è stato obiettato il fatto che le nostre strutture non possono essere romane. Perché? Perché vedete che la curva, che adesso queste sono solo punti, ma è la curva del livello medio del mare, ci dice, la ricostruzione che è stata fatta, ci dice che circa 2000 anni fa, cioè dove ci poniamo noi, no, dal punto di vista delle nostre strutture, il livello del mare era circa un metro, due metri, ma degli errori sono grandi qui, no? Quindi diciamo potrebbe essere anche due metri e mezzo più basso da adesso. Ma noi le nostre strutture sono a 4 metri. Quindi si può, il problema, la prima cosa che siamo detto a Maddalena, non capiamo perché queste strutture sono così profonde, però lo sono, e non ci sono solo queste strutture che sono così profonde, queste che abbiamo visto, ma appunto c'è anche la cosiddetta torre. E io però volevo farvi vedere una cosa su questa curva a livello del mare. Allora, la curva a livello del mare fatta a Venezia, perché vi dico, è locale, quindi è vero che c'è un andamento generale, ma è anche basato sui dati locali. Vedete su cosa è basato? Su questi punti rossi. E vedete che nella nostra zona ce ne sono pochi, ce ne sono alcuni che sono nell'area di San Francesco del Deserto, che è un'area piuttosto stabile, e ce n'è uno solo che è fuori dalla bocca del Porto del Lido, che è questo punto qui che si situa a circa 6.000 anni fa. Quindi tutti questi punti qui, dove noi nella nostra epoca, sono a San Francesco del Deserto, okay? Quindi nella zona di Tre Porti non ci sono dei punti di riferimento della curva del mare, ok? Quindi questo è un grande mistero, ok? Perché rimane aperto. E queste sono una pubblicazione molto recente, del 2016, ma i punti sono proprio raccolti in un database di tutti i punti del livello del mare del mondo, ok? Quindi sono stati raccolti dai carotaggi raccolti nella. Allora, però, vi volevo dire, quindi il nostro dato sul livello del mare è basato su dei carotaggi presi a San Francesco del Deserto, quindi nella parte interna della laguna, molto stabile. Ma guardate che cosa è successo in questa zona negli ultimi 200 anni. Questa è un'immagine che ho preso da questa pubblicazione di Fontolani et al. Del 2007, e vedete che nel 1886, vedete dove arrivava Punta Sabbioni? Questa riga nera è dove arrivava Punta Sabbioni, questa è la bocca di Porto del Lido. Era un inlet naturale, cioè non aveva nessun, cioè si depositava, diciamo, i sedimenti si depositavano in maniera naturale.
Cosa succede? Alla fine dell'Ottocento vengono costruite le dighe, queste due dighe, perché i veneziani avevano difficoltà a navigare, perché era dell'epoca di Porto, questo illet naturale si sedimentava, quindi si riempiva in continuazione, ogni volta si tagliavano, e quindi costruiscono queste due dighe alla fine dell'Ottocento, e queste due dighe hanno come conseguenza, vedete, la creazione di una barriera artificiale, quindi vedete che conseguenza ha poi sulla morfologia di Punta Sabbioni. Vedete che nel 1906 già tutto il sedimento si deposita, e qui Sabbioni si accresce. I sedimenti che vengono da nord, che vengono dai fiumi del nord e portati dalla corrente verso sud, si sedimentano e vengono bloccate da queste. Quindi quest'area è completamente un'area che ha subito uno stravolgimento nell'ultimo due secoli. Prima era tutto aperto, qui, no? Praticamente Sant'Erasmo era quasi come il Lido, ma adesso invece è un'isola interna, quindi è cambiata completamente. Ma guardate poi anche questa ricostruzione fatta da Balletti et al. Nel 2006, in base alle carte storiche, vedete, questa si vede un po' male, ma sono carte storiche a partire dal 1809 fino al 2003, hanno fatto un lavoro veramente certosino, in cui hanno georeferenziato le mappe storiche, hanno preso tutti i punti, li hanno digitalizzati, e vedete come evolve, vedete com'era, adesso si vede piccolino perché purtroppo l'immagine dell'articolo non aveva tanta risoluzione, ma vedete, era un inlet naturale aperto. Dopodiché, vedete, si costruiscono alla fine dell'Ottocento queste grandi dighe che conosciamo, e vedete come cambia, nel tempo. E non solo cambia però la morfologia della terra emersa, cioè la Punta Sabbioni diventa sempre più grande, ma cambia completamente l'idrodinamica in terra. Questo che vedete è la differenza delle mappe storiche, la differenza della profondità tra il 1809 e il 2006. Cosa succede? Succede che tutto il canale di Tre Ponti va in fortissima erosione, fino a 6-7 metri, in base alla scala riprodotta nell'articolo, fino a 6 metri o 8 metri di profondità. Quindi tutta quest'area subisce un'erosione incredibile, cioè non è un'area stabile, no? È un'area dove tutti questi sedimenti vengono portati via. E questo invece, vedete, proprio dal 1897, quando hanno iniziato a costruire le dighe, anche qui vedete la stessa zona, perché noi, vi ricordo, noi siamo qui, vedete, quest'area qui, questo è il nostro, quello che noi pensiamo fosse il litorale. Quella specie di sopra, alla fine della parte grigia, vedete che c'è una parte più azzurrina lì, e quello è il nostro litorale, quindi proprio all'interno del canale di Tre Porti. Ecco, la stessa cosa osserviamo noi, questa è Balletti 2006, ho dimenticato il riferimento, questo è Ferrarini et al. Del 2018, confrontando le mappe storiche della confluenza tra il canale Tre Porti, il canale di Burano e il canale San Felice, ricostruiamo l'andamento di questa zona. Ora, questa zona noi abbiamo trovato adesso, attualmente, è profonda 18 metri, cioè c'è una grande buca di confluenza che non esisteva nella mappa del 1810, non esisteva, non c'era nulla. Quindi vuol dire che tutta questa parte, vedete, una sezione di questo che noi chiamiamo scour, insomma questo buco di confluenza che si trova anche nei fiumi, sono morfologie naturali che si trovano anche nei fiumi, vedete come nel 1810 praticamente non esiste, e mentre nel 2013, vedete, in base alla nostra morfologia, vedete cosa è successo, cioè si è completamente sconvolta la morfologia dell'area. Allora, scusate se vi dico questo, allora vedete che, come dicevamo, questo è un aspetto da tenere in considerazione. L'altra cosa che voglio dire, appunto, ritornando alla domanda del signore di prima, che noi non documentiamo soltanto le strutture che abbiamo pubblicato, ma ce ne sono molte altre, tra cui queste due grandi che vi faccio vedere. Questa è la mappa di canale, vedete, questa è la nostra mappa di canale ricostruita, insomma, è georeferenziata, e vedete che canale indica diverse strutture, questa 113-19, nel suo libro della trilogia, questo è un libro ma pubblicato, la trilogia di Venezia di Canale, se andate a vedervelo, le trovate.
E questa struttura si trova anche questa a una profondità tra i 7 e gli 8 e i 10 metri, diciamo. Quindi, e questa è descritta nel libro di Canal, che la descrive come arginatura di grosse dimensioni costituita da una doppia arginatura con doppia palificata, con all'interno riempito di mattoni sespidali, embrici, acqua, eccetera. La stessa cosa è documentata anche in Fozzate Toniolo del 1998, anche questa è una pubblicazione che abbiamo utilizzato tra l'altro per il nostro studio. E se guardate, non so se riuscite a leggere, ma appunto Fozzate Toniolo dicono: la struttura lunga 12 metri, larga 4 metri, è a una profondità di 6-8 metri dal livello medio del mare. Allora, nessuno è andato a dire, scusate se faccio questa polemica, ma nessuno ha detto a Fozzate: guarda che è troppo profonda, ok? E vedete anche qui un'anfora dress, non solo questa, ma trovato molto altro, ma sono un'anfora dress 6A che è simile a quella che abbiamo trovato. Allora, solo per, vi faccio vedere. Sì, solo per dire in sostanza che quello che noi cerchiamo di documentare comporta una complessità di analisi che chiama in causa ovviamente molte competenze e ci sembra, come dire, metodologicamente corretto porre delle questioni senza dare, come dire, dei dati certi. Però questi dati devono in qualche modo essere letti nella loro totalità, non soltanto parzialmente. E quindi appunto la questione della presenza della strada rispetto ad altre evidenze come la torre, la cosiddetta torre, è sicuramente un indicatore molto forte che pone la questione di come si poteva presentare questo contesto in circa 2000 anni fa. E quindi, diciamo così, grazie per aver ricordato questo dato, perché effettivamente la strada, se è una strada, non poteva esistere da sola. La strada ha un senso soltanto se rientra in un panorama molto più ampio. E quindi non so se il direttore ci dice che dobbiamo chiudere, non so se c'è spazio per qualche altra domanda. In ogni caso noi ovviamente vi ringraziamo e quindi diciamo che possiamo chiudere qui. Muovendoci sul piano della ricerca e non delle polemiche da cortile. Esatto. Ecco la torre, solo per farla vedere dai nostri dati. La torre o quello che sia, insomma. Come se questo ci avesse